Beh, innanzitutto buonasera, vi ringrazio di essere presenti numerosi, mi scuso già se in questa prima introduzione darò le spalle a qualcuno, però la formula, la forma circolare dà dei vantaggi, ma offre anche delle controindicazioni. Beh, innanzitutto perché siamo qui? Questo è un'assemblea pubblica, un'agorà, organizzata dal laboratorio cittadino Casa dei Beni Comuni. Allora credo, visto che questa è la prima uscita e l'uscita anche di presentazione di questo laboratorio cittadino, credo sia opportuno iniziare spiegando che cosa sia questo laboratorio cittadino dei beni comuni, Casa dei Beni Comuni. Allora, è uno spazio di discussione aperto e includente, sorto da una serie di esperienze già esistenti che hanno di mira il cambiamento dell'esistente. Cambiamento che è anzitutto un cambiamento, anzi, che vuole, che intende essere, innanzitutto un cambiamento metodologico. Un cambiamento metodologico nel senso un cambiamento prima di tutto formale, formale di una forma che è depositaria di contenuti inscindibili da essa. Esempio più chiaro e lampante è sotto gli occhi di tutti la disposizione con cui è sorta e avviene questa assemblea. Vale a dire, non vi è un luogo cattedratico depositario di una parola assoluta, ma vi è uno spazio di dialogo. Vi è uno spazio di dialogo dove ciò che è comune è discusso al centro. Nella nostra presentazione ci è piaciuto evocare l'antica democrazia, la nascita della democrazia, chiamandoci simbolicamente un'agorà pubblica. Beh, se facciamo riferimento ancora a quell'immaginario, non si può non citare il canto 19 dell'Iliade, dove Achille e Agamennone, discutendo, dibattono con la parola posta al centro, perché al centro è posto ciò che è comune. E in questo senso noi cosa vogliamo fare? Vogliamo che ciò che è comune sia appunto uno spazio aperto, uno spazio di dialogo. Per questo questa non è semplicemente, anzi, non è del tutto la prima serata di campagna elettorale, ma è un esempio di come possa avvenire una discussione, di come possa avvenire un dibattito tra cittadini e potenziali amministratori. Dibattito necessario perché la democrazia deve sì necessariamente fare i conti con i numeri, ma non è semplice sommatoria, non è semplice accumulo algebrico di numeri da campagna elettorale. È innanzitutto discussione che deve avere una fortissima componente qualitativa e non meramente quantitativa. Discussione che non può non avvenire se non a partire dal dialogo. Dialogo che è, lo dice la parola stessa, dialogos, cioè discorso tra parti distanti, discorso dove appunto parti anche distanti si incontrano su ciò che è comune, su ciò che è al centro. E da dove sorge, da dove nasce questa esperienza? Beh, questa esperienza nasce dalla forza dell'esperienza referendaria. Esperienza referendaria che ha mostrato come si possa discutere su ciò che è comune in maniera trasversale, in maniera orizzontale, in maniera anche estranea dalle logiche meramente burocratico-amministrative. Che altro dire? Questo laboratorio cittadino dei beni comuni mira a come obiettivo la creazione di una serie di proposte di iniziativa popolare. Proposte di iniziativa popolare che sono uno strumento già in essere, uno strumento presente nello statuto comunale che consente, con la raccolta di poche centinaia di firme, di obbligare lo stesso consiglio comunale a discutere appunto dette delibere sorte appunto popolarmente. E perché iniziare questo primo incontro, esordire come laboratorio cittadino Casa dei Beni Comuni con la questione del servizio idrico integrato, il cosiddetto caso BIM GSP? Beh, per una serie di motivi.
innanzitutto per ribadire l'urgenza e la forza referendaria, per mettere in luce il nostro essere un soggetto altro rispetto al Comitato Acqua Bene Comune, ma di cui, del quale noi sposiamo le tesi. Non a caso abbiamo invitato Walter Bonan, a cui cederò il microfono a brevissimo, proprio come coordinatore provinciale del Comitato Acqua Bene Comune, per far sì, per mettere in luce ancora una volta che le esperienze da cui noi vogliamo trarre linfa vitale sono esperienze già esistenti, non sono dei castelli in aria tutti da costruire. Poi, perché partire con questo primo incontro dal caso BMGSP? Innanzitutto per la sua urgenza, anche economica, per il fatto che questa notizia era al centro anche delle pagine dei giornali, anche quest'oggi, per chi avesse letto i quotidiani locali. Perché? Perché vi è la commissione regionale ha dichiarato qualche giorno fa che non sarà destinato un singolo euro a risanare il debito provinciale, il debito di BMGSP da parte della regione. Perché? Perché appunto porre ancora l'accento come primo ambito alla questione di BMGSP? Perché è già stato oggetto di campagna elettorale. E allora quale momento migliore, quale esempio paradigmatico migliore se non questo per far sì, mostrare come la campagna elettorale, appunto, un'altra volta sia altro dalla pura raccolta di voti, ma sia innanzitutto dialogo, discussione aperta su proposte qualitativamente rilevanti. Questo sarà solamente il primo appuntamento organizzato dal Laboratorio Cittadino Casa dei Beni Comuni. Gli altri temi saranno temi estremamente rilevanti per la vita amministrativa, ma anche per la vita individuale, quali la mobilità, la cultura e garantire o suggerire determinate risposte alla crisi che sono possibili a livello amministrativo e che sono estranee, completamente distanti da quelle risposte sorte dal modello di finanziarizzazione del capitalismo, i cui rimedi sembrano peggiori dei mali che esso stesso ha provocato. Che altro dire? Il nostro manifesto, il manifesto del Laboratorio Cittadino della Casa dei Beni Comuni, è leggibile, a parte per i presenti che l'hanno già tra le mani, sul sito www.bellunopiu.it. Comunque, se non sbaglio, c'è una mailing list, cioè potete lasciare i vostri contatti alla fine e quindi potete essere aggiornati su cosa stiamo elaborando, visto che di laboratorio si tratta. Ripetendo e ribadendo l'invito che questo è un laboratorio aperto e includente. Con questo cedo la parola a Walter Bonan, coordinatore provinciale del Comitato Acqua Bene Comune, e vi ringrazio ulteriormente per la vostra presenza. E ringrazio anche i candidati sindaci.